continuando con questi suonatori meravigliosi. Una volta si diceva zambognare a chi non sapeva suonare, cioè si non zambognare. Invece questi sono suonatori di grande, grande livello e soprattutto, come avete potuto notare, cantano e suonano con grande devozione. E questa è la cosa che ci inorgoglisce e che ci fa onore. Giovannino canta la sua... Ne lo potete fare? Mentre venivamo sull'altare mi hanno detto una cosa bellissima. Dice: finché campiamo vogliamo venire a fare la serenata alla Madonna. E questo è molto molto bello. Felice e Giovanni sono a parte due carissimi amici, ma due maestri, e oggi vi hanno presentato anche una zampogna molto particolare. Non è una zampogna cinese e non è una zampogna pezzottata, questa è una zampogna fatta artigianalmente di vero, questo è un capretto, è una capra, e la zampogna viene detta anche la capra che canta, che suona. Quindi sono musicisti della tradizione, l'avete potuto notare, di altissimo livello, che cantano con grande devozione. Questa sera termineranno, come fanno sempre ogni anno, lasciando la chiesa senza mai dare le spalle alla Madonna, come nella tradizione soprattutto cilentana. E considerare che quando si suona nelle comunità cilentane, quando va bene ci sono 30 persone in chiesa, quindi per loro anche è una bella sensazione stare qui questa sera in mezzo a noi. Grazie a Giovanni e a Felice. Soprattutto ringraziamo l'associazione Gymnasium che ha voluto ancora una volta questa 13ª edizione della Serenata a Maria. Grazie e buona festa dell'Immacolata a tutti. Vi salutiamo con una ninna nanna che veniva fatta durante il periodo della guerra per far addormentare i bambini. Preparamos per questa buona notte a Maria.
Vi prego di mantenere il silenzio. Grazie.